Bentornati amici di Obiettivo News, siamo qua ospiti oggi del Liceo Musicale di Rivarolo in compagnia del maestro Emanuele Sartoris. Buongiorno, ciao a tutti. Maestro dell'omonimo liceo rivarolese, compositore, pianista, che ha avuto un incarico molto importante. Una cosa curiosa, insomma, dalla fondazione appunto Papa Luciani, il Musal, da Canale d'Agordo, mi è stato commissionato un omaggio musicale proprio per la prossima beatificazione di questo Santo Padre, che ha avuto un papato molto breve, ma che è molto ricordato e che è stato molto importante appunto per l'Italia, diciamo, non solo nel mondo. Quindi sei stato contattato direttamente dalla fondazione per comporre una composizione, sì. Un omaggio, diciamo, un omaggio che provenisse dal mondo musicale. Loro desideravano in qualche modo avere una raccolta, no, di brani. L'inno ufficiale so essere stato composto da un compositore che ancora non hanno svelato. Nel contempo però volevano avere una nutrita raccolta, avere diversi rappresentanti, e hanno scelto me appunto per rappresentare un po' il mondo del jazz, e brevissimo tempo ho cercato di realizzare qualcosa che potesse essere bello, che potesse essere il giusto omaggio per questo grande personaggio, ecco. Papa Luciani verrà beatificato il 4 di settembre, quindi verrà anche presentato ufficialmente il tuo, esatto, brano. Esatto, è da poco uscito appositamente sulla loro piattaforma il video che contiene la mia composizione Divina Humilitas, proprio un omaggio a questa parola chiave del papato di Papa Luciani, che è proprio l'umiltà, no? Il suo desiderio di essere un uomo al servizio, no? Di essere un uomo in aiuto per gli altri, no? Questa è stata una sua grandissima caratteristica, no? Oltre a una grande forza e volontà d'animo, e quindi insomma un po' cercato di rappresentare questo aspetto, no, della sua personalità, e in qualche modo ho cercato di far sì che il brano fosse descrittivo e raccontasse davvero una vita dedicata alla Chiesa e dedicata agli altri, ecco. Ci vuoi raccontare qualcosa? Che emozioni ti ha trasmesso lo scrivere e comporre comunque per un personaggio che è, certo, come un papa? Certo, ma allora la cosa bella e curiosa è che sembra una cosa, no, di altri tempi, no? La commissione di un brano, no? Sembra quasi una cosa, no, seicentesca, no? Per cui sicuramente mi ha colpito anche il desiderio, sono stato onorato di essere stato scelto, perché chiaramente avrebbero potuto chiamare chiunque, probabilmente vedendo alcune cose realizzate hanno pensato che potessi essere adatto, no, proprio per questo tipo di situazione. È stata una grande emozione. Io non conoscevo chiaramente benissimo Papa Luciani, perché non è il Papa dei miei anni, il Papa dei miei anni è Giovanni Paolo II, no? Il Papa che ricordo, però ho sempre sentito raccontare anche dai miei genitori, no, di questa figura che ha avuto un papato molto breve ma molto intenso, no, a cui tutti in qualche modo sono rimasti legati, a cui tutti hanno voluto bene anche per il suo trascorso, no? L'impegno anche antecedente al suo essere papa, e proprio quindi al suo storico, al suo vissuto. E devo dire che anche un po' andare a riscoprire la sua storia, andare a vedere cosa stava dietro Papa Luciani, no? Chi realmente è stato, al di là di essere molto curioso, è stato sicuramente bello e intenso, perché mi ha permesso di cercare di descrivere nel migliore dei modi quella che era la sua figura, ecco. Quanto tempo ci hai messo a comporre? Ho una grande fortuna, che spero sia un'abilità, quella di riuscire a scrivere musica molto molto velocemente, un po' per abitudine appunto con la RAI storicamente, un po' per il trascorso mio discografico e di scrittura, no? Ho sempre creduto nella mia penna, tra virgolette, cioè nel riuscire a scrivere per anche in qualche modo mettere su carta la mia personalità, no? È vero che io sono un musicista di jazz, è vero che molto è legato all'improvvisazione, ma altrettanto legato alla composizione, per avere un terreno su cui poi potersi muovere, no? Ho impiegato una settimana fondamentalmente, anche complice il fatto che in quella settimana sono rimasto a casa malato, e quindi in 4 e 4 8 diciamo avuto subito dal Musal erano preoccupati del fatto che non si potesse comporre con l'ispirazione. In realtà non si parla di ispirazione, ma si parla di capacità e volontà descrittiva, quindi ho cercato di descrivere con i miei mezzi, no, con le mie pennellate, quello che poteva essere stato il suo vissuto, e quindi in brevissimo tempo ho messo su carta. Ho impiegato molto più tempo a curare la forma e poi a, insomma, in qualche modo
redigere uno spartito fatto e finito con tutti i segni e gli orpelli corretti e con una giusta presentazione. Ci tengo a dire che il cappello che ho scritto, la dedica, è stato proprio pensato anche per raccontare quello che poi in musica avrei descritto, e quindi insomma, una volta pianificato il tutto, poi è stato facile metterlo su carta e suonarlo, ecco. Certo. Tu comunque, nonostante la tua giovane età, hai un trascorso musicale davvero importante. Se ci vuoi se vuoi far conoscere i nostri volentieri, amici. Molto volentieri. Beh, sono sicuramente conosciuto per le questioni legate alla RAI. Ho avuto la grande fortuna di essere scelto insieme al mio gruppo e da solo per molte puntate per essere ospite stabile della trasmissione TV Nessun Dorma, che va in onda ormai da 6 anni in prima serata su Rai 5, condotta dal mio amico e conduttore Massimo Bernardini, e quindi questo sicuramente è quello che mi ha portato ad avere un pubblico maggiore. E dall'altra, appunto, come hai detto, la cosa curiosa è che nonostante i miei 35 anni, insomma, sia già riuscito a produrre una decina di dischi a mio nome. Questo sicuramente è un dato di fatto, nel senso una di quelle cose che sono riuscito a realizzare nel corso di questo tempo, perché forse una mia caratteristica, se posso peccare, no, non di umiltà, ma al contrario di insomma, spero non di superbia, però una mia caratteristica sicuramente è l'avere delle idee molto chiare su quello che vuole essere il mio futuro, su quello che vuole essere il mio stile compositivo, ecco, e quindi piano piano metto i tasselli per riuscire a realizzare tutto quello che ho programmato nel corso del tempo, ecco. E accanto a questa attività anche l'attività di maestro. Assolutamente, tra l'altro ne ho sempre parlato e con grande gioia. Molti quando si parla di insegnare iniziano, no, a storcere il naso. Per me invece è un privilegio poter insegnare, sono in tantissime scuole, una di queste che mi dà grosse soddisfazioni, visto la presenza di allievi molto molto dotati che poi hanno iniziato un percorso in conservatorio, come il noto conservatorio di Alessandria, con cui il liceo musicale di Rivarolo collabora da sempre, no? Perché la direttrice Sonia Magliano ha un'ottima conoscenza e delle ottime amicizie che le permettono di far conoscere i suoi allievi, di poterli proporre per l'ingresso. E gli allievi sono molto bravi, studiano con grande impegno e quindi hanno successo e con caparbietà riescono a portare avanti anche loro il loro futuro musicale. A me piace moltissimo perché una parte di te in qualche modo viene lasciata loro, e io se non avessi avuto più di una figura, molte figure importanti nell'ambito dell'insegnamento, probabilmente non avrei raggiunto i risultati, no, che ho portato a casa fino ad oggi. E quindi trovo fondamentale mettersi a disposizione per i propri allievi per poterli guidare, per potergli dare un aiuto. E alle volte tu stesso vieni guidato da loro, perché con la loro curiosità riescono a spiazzarti, alle volte ti chiedono cose alle quali magari non hai mai pensato, o ti obbligano a imparare, no? Come spiegargli delle cose nuove, no? Come fargli apprendere nel migliore dei modi quello che gli può essere utile per la crescita, ecco. Va bene, grazie, ringraziamo di essere stato nostro ospite. Grazie a voi, grazie a voi.